Non ho mai voluto essere molto diverso dai miei pari, eppure ho sempre sentito di esserlo. E quando dico diverso, non intendo come quando avevo 4 anni e chiedevo a mia madre di lasciarmi usare il suo rossetto e mio padre sentiva e reagiva duramente. Oppure le tante volte quando a scuola mi chiamavano femminuccia, o quando al negozio dei giocattoli avrei preferito un set da cucina anziché un pallone. O quando mettevo un lenzuolo in testa come se fosse un niqab e stando accanto a mia madre la imitavo mentre pregava. Tutte queste cose non è che mi sembrano davvero pertinenti, semmai riguardava più i miei interessi, il mio essere bravo a disegnare le principesse Disney, il mio voler imparare altre lingue, il guardare cartoni animati in continuazione e passare le ore da solo a fantasticare e costruire mondi immaginari, re, regine e cattivi. Comunque, tutto ciò doveva arrivare a una fine. C'è stato un momento nella mia vita in cui tutto ha cominciato ad andare storto, come se ci fosse una maledizione in corso, come se qualsiasi cosa io toccassi finisse polverizzata, come se fossi condannato. E siccome il dolore era così forte e il fardello così pesante, dovevo trovare qualcuno a cui darne la colpa. E a chi altri, se non a me stesso? Avevo 15 anni quando cominciai a provarlo per la prima volta, molto prima che avessimo questo eccellente insegnante che mi insegnava qualcosa a proposito della pubertà. Masturbazione, uno dei grandi peccati e un abominio per Dio. Si è fissato nella mia mente. Avrai occhiali neri attorno agli occhi, le tue mani non smetteranno di tremare, la tua memoria svanirà. E un anno dopo, quando cominciai ad avere questi stimoli, fu come un combattimento devastante contro me stesso. Oddio mio, aiutami, cosa sto diventando? Che diavolo è questo? Ero così disgustato e frustrato per i miei atti ormonali che conducevano al grande abominio che non capivo. Forse qualcosa di più grande mi stava attendendo. Ho cominciato a temere a me stesso. Ho cose molto più importanti su cui concentrarmi, mi ripetevo in continuazione. Questi sono solo gli ormoni, passerà, ne sarai fuori. Ci sono gli stimoli, c'è la pornografia, ci sono foto e video provocanti, facce, occhi, corpi e qualche volta non ce la fai. E così c'è sempre l'abominio minore a cui rivolgersi. E allora è fatta. Vedi che non c'era davvero nulla di reale di cui preoccuparsi. Non sentimenti veri, non piaceri eterni. Era solo una fantasia tra te e qualche Dio sa che pixel e nessuno lo saprà mai. Non riuscivo più a guardarmi allo specchio correttamente. Non potevo sopportare me stesso e andavo sempre peggio a scuola. Non sono andato bene all'esame di maturità. Sono andato a un'università media, ho incontrato gente media, ho preso voti medi e sono diventato del tutto una persona media che cercava di non mostrare molte differenze rispetto alla folla nelle quali si dissolveva. Ho imparato a non provare sentimenti, a nascondere e a dimenticare ciò che rende umani. Usavo falsi sorrisi e facevo finta che niente andasse male. Un bravo ragazzo di cui tutti potevano essere soddisfatti, tranne lui stesso. Una totale impostura di persona. Ho provato a evitare quelle bande di compagni di classe in cui non c'era nient'altro di cui parlare se non le ragazze. Naturalmente ho evitato di avvicinarmi al primo di cui mi sono innamorato per circa 4 anni e da quel momento mi sembrò di essere diventato piacevolmente insensibile, un guscio vuoto risucchiato via dalla vita e dalla passione. Poiché avevo dimenticato il mio essere speciale, il mio essere me stesso, al contrario di quel che facevano tutti quelli della mia età, ho continuato i miei studi per un master. Ho lasciato la mia famiglia e la mia città. Sono andato a Teheran e sentirmi solo fino alle ossa mi ha almeno fatto avere il coraggio di avere compagnia per la prima volta. E proprio come mi era stato dimostrato, avere il coraggio di avere compagnia... mi era dimostrato prima che tutto ciò che puoi pensare prima o poi accade. Accade. La prima volta che lo vidi non fu niente di speciale. Ma dopo averlo visto, non mi piaceva che lui mi trascurasse e che io avrei dovuto aspettare tutto il giorno per ricevere un messaggio da lui e che io vedessi qualcuno come lui dappertutto. Così non potevo mentire a me stesso. E quando capii che davvero provavo qualcosa per qualcuno e che non era affatto qualcosa del tipo come mere fantasie sessuali che mi facevano vergognare, il fardello sulle mie spalle si alleggerì per un attimo. Ero un essere umano, potevo avere sentimenti, potevo preoccuparmi per qualcuno, potevo sentire le farfalle del mio stomaco solo ricevendo un messaggio da qualcuno.
Ho passato il periodo migliore della mia vita con lui, piuttosto breve, ma profondamente radicato nella mia memoria. Camminando e correndo, andando nei caffè o al cinema in libreria in una città così grande e distante da me. Sentivo che non avrei mai potuto appartenere a quel luogo, ma ora sento che non ci sarà nessun luogo più familiare per me. Le cose sono piuttosto cambiate da quel tempo. Sono ritornato nella mia città, non gli ho più parlato da tempo e ho intenzione di farlo. Lui ora è sposato e il sapore dolce e amaro di tutte quelle memorie è più forte di quanto io possa sopportare. Il giorno in cui sono tornata a casa, e l'ho detto per la prima volta, sono andato da uno psichiatra. Forse non la persona migliore a cui dirlo, ma sempre meglio di certi altri dottori che ti prescrivono preghiere, frequentazione della moschea e matrimonio per guarire dalla malattia. Mi ha diagnosticato una forte depressione e ansia e sono andato da un medico per pochi mesi, finché ho sentito la pressione per finire il mio master, per il quale non avevo provato più interesse ed energie. Così, dopo un anno di combattimento, ho lasciato andare e ho smesso. Non ho più difficoltà a definirmi gay ora, e l'ho detto a pochi amici. Ho incontrato qualcuno carino, assolutamente amorevole, ma non qualcuno per cui possa avere sentimenti speciali. Adesso lavoro come insegnante di inglese, il lavoro che so che perderò se lo dicessi, perché sarei considerato un individuo con valori morali che mi escludono per la legge dal continuare il mio lavoro. Ma non mi preoccupo molto di questo, perché è il meno che perderei in quanto gay nel mio paese. So che non potrei mai dirlo alla mia famiglia, perché è molto religiosa. So che non potrei mai vivere apertamente e con onestà. So che sebbene io non abbia problemi con la mia sessualità, non potrò mai liberarmi del sentimento di vergogna e peccato che è stato in me da quando ero teenager. So che non potrò mai godere di una relazione dignitosa in una comunità gay clandestina, con gente che non si fida degli altri, non ha molto rispetto per gli altri e per se stessa. Soffro nelle mie amicizie, nelle mie relazioni con la mia famiglia e quando sono solo con me stesso. Restare qui, aver accettato me stesso, aver fatto coming out con altre persone che non avrebbero minato la mia salute fisica e mentale, aver frequentato qualcuno e provato ad arrivare il più vicino possibile a una relazione. Eppure mi sento come se mi spegnessi, invecchiassi rapidamente, senza sentire più passione per ciò per cui sento, per ciò per cui avrei seguito il sole un tempo. Non penso di poter bramare di fare mai più esperienza di un amore, sesso e una relazione rispettosa. Voglio solo essere me stesso ora, onesto con me stesso e gli altri, e dimenticare la sola cosa che mi rende differente dalla maggior parte della gente. Ma ricordare le tante altre volte in cui sono diverso e posso fare la differenza all'interno della mia società. Sono una persona che ha amato, sofferto, goduto, creato memorie, pianto, desiderato e sa che può trarre il meglio da sé se non ci sono così tanti muri attorno, così tanto dolore e incertezza sul futuro. Non cerco la pietà, che non mi è utile. Io so che questo è ciò che è e che niente cambierà se io non farò niente. Ed è per questo che penso che qui non ci sia alcun posto in cui stare. Non possa essere nessuno qui, e questa è la più grande sconfitta che possa esserci. Sì, la gente è discriminata, bandita, espulsa, bruciata, pestata e uccisa. Ma io penso che la cosa peggiore sia essere vivo e intanto far finta di star bene quando sei morto dentro. E questo è ciò che sta accadendo a me e a tanti altri gay in Iran. Spero di essere capace di fare un cambiamento. Far sì che il mio favoloso me stesso fiorisca un giorno da qualche parte. E forse questo è un buon inizio, condividere la mia storia. E fine, quel giorno, vorrei dire, vivi e lascia vivere, ama e lascia amare. Firmato un giovane gay iraniano.